tutti, un saluto a tutti presenti, a tutti gli amici della carta stampata, delle televisioni, a tutte le autorità sia militari che civili, ai sindaci, al presidente della provincia, a tutti gli amici dell'MSC, ormai mi chiamo amici perché abbiamo un percorso che ormai dura da alcuni anni per realizzare questa struttura bellissima. Oggi è una bellissima giornata per Sant'Agnello e per l'intera penisola sorrentina, perché posso dire che si realizza un sogno diventa una realtà, quella di creare questa struttura che servirà soprattutto per tutti i dipendenti marittimi dell'MSC. La penisola sorrentina è una tradizione marinara unica, ma potrà essere, se la potrà usufruire anche i cittadini di Sant'Agnello. Quindi una cosa molto importante, una partnership pubblico-privato che dà dei frutti molto importanti. Per questo voglio ringraziare prima gli amici dell'MSC, Franco Ronzi, per cui tutte le mattine dalle 8 in poi, tutte le mattine ci vediamo, Emilio La Scala, ma soprattutto permettete un ringraziamento particolare al signor Aponte, che veramente ha voluto donare questa struttura ai cittadini della penisola, ai suoi marittimi, con un vero e proprio atto d'amore verso questa terra. Quindi io lo ringrazio in modo veramente, ha fatto qualcosa di particolare. Voglio ringraziare poi l'ingegnere Elefante, il tecnico di questa storia, voglio ringraziare l'ingegner Passarelli. Un saluto particolare voglio farlo a una persona che non c'è più, che ci ha accompagnato in questa storia, Gina Scarpati, che, con cui abbiamo insieme combattuto per ottenere questo risultato. A tutti gli amministratori comunali, ai presenti, all'ex sindaco che ha continuato dopo che nel 2007 questa storia è iniziata grazie a mia intuizione e che abbiamo portato avanti questa bellissima storia. Io voglio ricordare a tutti gli addetti stampa che questo era un terreno acquisito al patrimonio comunale dove c'era una lottizzazione, quindi il Comune di Sant'Agnello ha acquisito il terreno, ha demolito le case, ha riqualificato la zona, quindi penso che è un caso quasi unico in Italia dove un terreno frutto di una storia non molto bella viene poi riqualificato, quindi c'è una riqualificazione ambientale e c'è la nascita di una struttura che è una struttura che servirà a tutti i nostri cittadini. Quindi la dimostrazione che insieme una partnership pubblico-privato può dare dei risultati veramente importanti. Diceva un grande statista, Alcide De Gasperi, che la politica è realizzare. È importante realizzare opere che migliorino soprattutto la qualità della vita dei nostri cittadini. Io penso che con questa opera, caro Franco, ci siamo riusciti, caro dottore onorato, è veramente per Sant'Agnello è una bellissima giornata e oggi si realizza un sogno. Voglio solo specificare che oggi presentiamo la struttura, domenica ci sarà una giornata, un open day per tutti i cittadini della penisola di Sant'Agnello e la struttura entrerà in funzione a marzo. Questo lo vogliamo perché dobbiamo trovare anche i modi per disciplinare l'accesso. Grazie a tutti, passo la parola al caro amico Franco Ronzi.